questo momento non ho paura. Italia se desta. Questo che vedete è il tipico movimento di chi ha da poco fatto il vaccino. Sì, perché dovete sapere che fa un po' male il braccio. Quindi sei lì che... Non è che fa tanto male, però sei... Vabbè, l'ho fatto stamattina alle 11, adesso sono le 5. Ho fatto il Pfizer e vedremo domani come sto. Intanto andiamo a vedere qualcosa di nuovo. Ho un quiz per voi che mi guardate da casa. Secondo voi, a cosa serve? Vediamo chi indovina qui sotto nei commenti. Che strano ricominciare a vivere la vita quasi normale degli eventi. Ci hanno invitato alla presentazione della BMW iX. Bellissimo, ho visto dei dettagli, tipo quelle finiture dentro. Il passaggio? C'è un noisy selvatico, c'era anche lui. Dove vai di bello? Casa a mangiare. Ho fame. Anch'io. Ciao Albi, alla prossima. Dicevo, con le finiture dentro bellissime, è proprio bella. E uscirà a settembre. Due motorizzazioni. Ci sarà quella tipo da... Io non ce la faccio ancora a parlare in kilowatt. Ci sarà quella da tipo 350 cavalli. E quella da 500 e fischi a cavalli. Ho scritto qui sopra il numero preciso. E non vedo l'ora di provarla. Intanto, oggi sono con lei. Il colore di questa M235i per me è troppo bello. E sapete una roba? Piace anche a tutte le ragazze che l'hanno vista. Che tiene? Profuma bene? Incredibile. A cosa profuma? Cacca le cavascio. Sì, il mio casco puzza veramente tanto, dovrei lavarlo. Comunque, il giorno dopo mi hanno detto tutti che io mi sento un po', però non tanto. Questa però è la prima dose. Dicono che la seconda fa più peggio. La scoprirò il 14 agosto. Lei la conoscete già da Instagram, la mia ragazza, ve la presenterò anche a voi popolo di YouTube. Se non la conoscete già, perché non mi seguite su Instagram? Come si fa a fare una roba del genere oggi, nel 2021, a non seguire Nasca su Instagram? Detto questo, eravamo venuti qui al Dennese Store per vedere i vestiti da moto per lei, perché non so se avete notato le proporzioni. Infatti compro spesso le cose da bambino. Ma è maggiorenne, ve lo giuro. Anzi, è quasi la mia età. Com'è questa Legend? Mamma mia, 5 giri e... È una moto con 4 ruote, ma che non è un quad, Alberto. Il problema è che quando la provi poi vuoi riprovarla. Sì, io non ho mai provato macchine da corsa, al contrario tuo. Però mi sembra che il salto moto-auto sia molto più limitato rispetto probabilmente ad altre macchine un po' più corsaiole. Vero, Però devo anche ammettere che qui si parla di 130 cavalli. Io dentro di me dicevo, oh, che 130 cavalli, cioè, sono pochi. Fischia! Vero, eh? Cioè, si sentono, forse perché è leggera, insomma, tanti motivi, ma sono diversi dai 250 cavalli di una BMW Station che guidi in autostrada. Cioè, li senti molto di più. Vero. Io voglio rimettermi il casco e rientrare. Ma tu è fortissimo, però. Vabbè, sei in testa al campionato, per cui c'è poco da... Però, fischia, ma hai passato... Ho visto due curve, giusto per capire un attimo, e poi mi sono dovuto fermare e ho dovuto guardarti da spettatore per capire... Che tu usavi una marcia in più in ogni curva. Ha tanta coppia in basso, ti permette di uscire tanto forte anche a giri bassi, quindi devi sfruttare quello. Vabbè, adesso l'ho capito. Possiamo vedere un bambino felice. Sono io, lo metto. Ma
figata le Legend a Cervesina. La prima volta che la guido in una pista veloce, mamma mia, che mezzi. Pensate che in Francia corrono a Spa e vanno anche più forte delle Fan Cup, mi dicono. Detto questo, oggi ero a girare un video con Max Temporali che andrà in onda su Sky. Sarà molto figo, vi farò sapere su Instagram quando uscirà. Altro motivo per seguirmi su Instagram. Detto questo, a grande richiesta ho aperto il canale dedicato ai puristi. Troverete solo video on board o solo video col sound dei motori e caricherò tutti gli on board integrali delle mie gare, incluse anche quelle degli anni passati che magari caricherò con calma nell'inverno. Quindi l'ho linkato qui sotto, andate subito a iscrivervi, lì trovate l'on board del giro veloce a Cervesina e nei prossimi giorni caricherò man mano tutte le gare, quindi iscrivetevi ora. D'Italia! L'Italia se testa. Canta! Non mi serve. Canta! Italiano. Dai, fategli il culo alla Spagna! Dai, Giorginio! Sì! Sì! Andiamo a Beppe! Andiamo a Berlino! Sì, gatti! 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 Yuppi! Gatti, andiamo in finale, gatti! Guardate che roba! Tira il vento! Però sì, wow! Wow, no! Wow! Yuppi! Ma davvero? Sono passati 3 minuti e c'è già il cielo blu. Vabbè, non so voi, ma io adoro i temporali. Quando vedi l'inferno che viene giù, ovviamente non rischi di morire e ovviamente non sei per strada a piedi. Questo temporale è stato quasi bello quanto la vittoria dell'Italia di ieri! Non è vero, non è stata veramente bella. No, non si può soffrire così, cioè io non posso andare avanti in questa maniera qua. Non possiamo giocare così male il primo tempo e poi tirarla così fino all'ultimo rigore, non si può. Cioè la gente da casa sta male, lo capite? Si soffre. Vabbè, detto questo, oggi è stato un giorno veramente molto produttivo. Ho girato 3 video, ne ho montato uno e adesso ne giro un altro. Oggi sono veramente un bimbo felice. Perché? Non avete idea di da quanti mesi lo sto aspettando. Il computer nuovo! Da lavoro! Per chi ha visto gli altri video già lo sa, e questa è una regola che vale per me ma vale nella vita in generale, meno tempo ci metti a fare una cosa, più tempo hai libero per farne altre o più cose puoi fare. Il computer lento è la cosa peggiore che esista e il mio computer ormai è vecchio ed è lento. Quindi con questo la mia vita... ancora più su. Naturalmente farò un video dedicato che vedrete presto sul canale in cui vi spiego non solo come è fatto il computer nuovo, ma vi faccio vedere anche come si monta un computer e vi spiego cosa servono tutti i componenti. Mortacci tu, altro e pollice in su. Ci abbiamo messo un sacco, ma verrà un video incredibile. Questa è veramente un'astronave. Non sto scherzando. Ora, non so se siete mai venuti qui al eSport Palace di Bergamo, in cui AK Informatica ha una delle sue sedi. Ed è una figata! Io non l'avrei mai detto. Se ci pensate, le sale giochi 15-20 anni fa sono morte, da quando le persone hanno avuto le console a casa loro, no? Quindi sono sparite. Adesso, oggi, ho visto rinascere le sale giochi, perché su hanno la sala gaming con tutti i computer collegati e c'erano un sacco di ragazzini che giocavano. Vieni qui, paghi l'abbonamento in base alle ore che giochi e giochi e giochi che ci sono. C'è il simulatore di guida, ci sono i computer con Fortnite o qualunque altro gioco. Che figata! Non l'avrei mai detto. Ed è bello perché poi lì fuori hanno il bar. Vabbè, adesso fa schifo il tempo, però di solito c'è la gente, ti fai l'aperitivo, facciamo vedere la partita. Bello! Mi piace un sacco questo posto. Ha ha!
Io non berrò mai più vino, se no. Allora, ieri vi ho fatto un giro pazzesco in moto. Secondo me verrà un bel video. Sarà a tutti gli effetti il primo video in cui viaggio con la mia moto e con... Saluta. Ciao. La mia ragazza. In tutto ciò, ora siamo venuti con la moto fin qui, che non so se ci siete mai stati, ma è il Parco Ventura Mont Blanc. Praticamente... Vabbè, adesso capite cosa facciamo. Dai, amore. Sei pronta a morire sulla zipline? Super pronta. Non hai paura? No. Zero? Zero. Non ci credo. No. Vediamo dopo. Vediamo. Dai! Vai, Steffi! Volevo dire che scollinare il 300 al Mugello con un, su una ruota fa meno paura. Questa cosa balla tutta. Questa roba era easy, cioè ci appendevamo qua per la coda, mangiavamo le banane, tiravamo la cacca alle scimmie. Esatto. No! Idiota! Ricordati quella volta che ti hanno sequestrata! Amore, era meglio questo! Una, due, vado! Non ho capito, era bresciano questo stretto. Amore, com'è stata la liana? Oh, terribile, perché una paura da morire. Sicuro niente in confronto a quello che farai adesso? No. Allora, sono sincero, come lo sono sempre in tutto quello che vi dico, ho sempre pensato che, sai, quando vedi quelli che si arrampicano sugli alberi, che camminano su posizioni di pitano, palle. Poi invece è una delle robe più divertenti che avevo mai fatto. È figo perché ti fai una domenica in montagna dove non muori di caldo, stai in mezzo alla natura, raccogli le fragole. Poi il percorso nero è tosto. Comunque, ora faremo... Questo è qua per salvarci in caso di... Oh mamma. Ma voi due venite con noi? Sì, neanche voi. Quindi è sicuro? È super sicuro. Questa è la partenza. Questa è la partenza. E già in questo momento non ho paura. Secondo me è che a un certo punto entra in gioco l'istinto di sopravvivenza. Quindi tipo non avevo paura neanche dei ragni quando ero lì sul ponte tibetano. Sei pronto? Sì. Allora si va. Ah! Wow! Che bello! Sapete che mi ha fatto più paura questa scala che tutta la carrucola? Sei pronto a ritornare? Sì. Ah! Oddio! Io sono le mani dei cavi. Sì. Cavi in queste incrociate. Vai. Sei pronto? Sì. Adesso partiamo piano piano. Poi riprendete la sotto. Wow! Figata! Giusto? Sì. Gatti! Ciao gatti! Gatti! Vinceremo! Non si può soffrire così, basta! Ogni partita basta! Manos!
Ultimo rigore. Com'è grosso, Giorginio. Com'è grosso. Cosa ha parato? Dai Gigione, dai Gigione. Sì!